Vediamo di focalizzare anche i dati comaschi, cioè questa drammatica, mi pare di capire, in realtà anche da noi. Dottore, come siamo messi? Allora, i dati sono un po' inquietanti. Sì. Il 50% dei sedicenni a Como ha già fatto uso di alcol. L'88,4% dei ragazzi sotto i 16 anni ha già assunto le prime bevande alcoliche e di questo 88%, il 44% hanno 14-15 anni, il 23-24% hanno 12 anni e il 10,9% hanno 10 anni. Quindi voi capite, più che adolescenti parliamo quasi di bambini. Com'è possibile, dottore? Siamo dati che veramente mi lasciano abbastanza basito e perplesso. Stamattina abbiamo un po' sviluppato le varie tematiche. Com'è possibile? Io 2 anni fa ho iniziato un percorso attraverso un progetto di prevenzione primaria che è stato Free for Life. Ho voluto, insieme al mio Rotary, condividerlo perché ero rimasto un po' allarmato da numeri sempre più frequenti e numerosi di accessi nei pronti soccorsi pediatrici, in particolare nel mio di Cantù, di ragazzi, di giovanissimi in stato di ubriachezza. Ecco, questo lei lo può verificare veramente, ecco, toccar con mano purtroppo in tutta la sua drammaticità. E aggiungo che per l'anno 2016, adesso altri comuni ci hanno chiesto di portarlo avanti, dobbiamo andare a Erba, a Cantù e a Cadore. Dorago e Guanzate ha già iniziato. Ecco, le dicevo, i dati sono un po' negativi se pensiamo al numero di ricoveri che nel 2016 i tre ospedali di Como, Cantù, Valduce e Sanfermo hanno avuto come ragazzi adolescenti ricoverati, 260 nei tre ospedali. Sempre legate alla patologia, legate all'alcol, ovviamente, all'alcolismo. Abuso di alcol, chiaramente. E alcuni di loro sono finiti in rianimazione in coma etilico. Un'ultima cosa, dottore, ne approfitto della sua cortesia. Cosa significa coma etilico? Vogliamo dirlo ancora ai ragazzi? Perché magari sottovalutano, anzi sicuramente sottovalutano il problema. Allora, stamattina abbiamo spiegato gli effetti dell'alcol. Allora diciamo che gli effetti a breve scadenza sono effetti relativi alla memoria, al un quadro di vertigini, ragazzi che iniziano ad avere un'aggressività prima verbale e poi fisica. Se il consumo alcolico va avanti, è ovvio che si parla di un dosaggio cronico, e il dosaggio cronico vuol dire interagire e interferire con gli organi vitali.